Buongiorno, anche ieri abbiamo assistito a una audizione nell'ambito della commissione d'inchiesta Forte Tobis. Abbiamo avuto quattro soggetti che hanno portato la loro esperienza rispetto al Forteto e si conferma in maniera assolutamente drammatica dal nostro punto di vista la correità, la responsabilità delle gerarchie istituzionali rispetto ai fatti che sono avvenuti all'interno del Forteto, con una sostanziale copertura di intrecci strani che si sono realizzati tra sistema delle gerarchie dei servizi, servizi sociali, servizi delle aziende sanitarie, e magistratura e la stessa politica, perché del resto i ruoli gerarchici all'interno delle aziende sono spesso legati a nomine politiche, anche in passato. Quindi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un perito del Tribunale che già nel 1978, cioè non in epoca recente, a fatti ex post già conosciuti, nel 1978, cioè già durante la prima volta che fu imprigionato Fiesoli, aveva giudicato assolutamente incompetenti e inaffidabili Rodolfo Fiesoli e Goffredi, e li aveva detto che non era una struttura capace di poter fare accoglienza per i soggetti che venivano affidati al Forteto. Questa cosa poi lo stesso perito, che è un perito importante di caratura nazionale, ha ribadito in un'altra perizia fatta nel 2001. Quindi vedete come sul sistema Forteto già c'erano delle indicazioni da parte di esperti, di professionisti che giudicavano la struttura inaffidabile e assolutamente fatta da soggetti incompetenti. Usurpazione dei titoli, si spacciavano come se fossero psicologi o educatori, invece non avevano nulla di tutto questo. Il Tribunale di Firenze è venuto a essere rappresentato ieri dal presidente del Tribunale dei Minori di Firenze. La dottoressa ci ha raccontato che, data la situazione, dati i precedenti, considerando il livello di ignoranza e di inadeguatezza dei vertici del Forteto, non c'era assolutamente bisogno di arrivare al terzo grado di giudizio per stabilire prudentemente e cautelativamente che non andavano affidati i bambini all'interno di quella struttura. Soggetti con una pedofilia, una zoofilia, un'usurpazione di titoli come avevo prima raccontato, eccetera, non potevano essere soggetti autorizzabili a crescere dei bambini affidati. Questo è stato di nuovo confermato. Un assistente sociale poi ci ha raccontato di aver segnalato dubbi, perplessità e paure, timori nei confronti di come venivano gestiti i bambini all'interno del Forteto alla propria responsabile. Oh, mica storia, la propria responsabile, questa cosa l'ha fatta poi insieme all'educatrice, la quale a sua volta ha segnalato la cosa al proprio responsabile. Si sta parlando della zona pratese di Prato. E poi si è fermato tutto. Una volta arrivato a quel livello gerarchico non si è saputo più nulla. È una cosa incredibile, una cosa inaudita, che il sistema che era allertato ha continuato ad ignorare in una sorta di copertura perenne, un sistema assolutamente negligente, non c'è discussione. Abbiamo audito anche una delle persone che ha vissuto al Forteto e poi si è affrancata aprendo un'attività in proprio e ha raccontato appunto di fatti molto equivoci in termini, diciamo, di attenzione nei suoi riguardi, di giudizio nei suoi riguardi, fino a quando non
diciamo, accettava le regole interne come quei chiarimenti che spesso erano dei veri e propri, delle vere e proprie gogne all'interno della comunità. Voglio ricordare che il chiarimento era un momento serale in cui la persona che non aveva rispettato le regole veniva messa al centro dell'attenzione, accusata di fantasie sessuali terribili, cose non vere tra l'altro, costretta a dire cose non vere. Lei, questa persona che sui chiarimenti non era stata capace di soddisfare questi appetiti perversi di questi soggetti, per punizione hanno smesso di mandarla a scuola. È stata costretta a non andare più alle scuole. Cioè, quindi succedevano delle cose incredibili, continuiamo ad ascoltare queste situazioni, ma la cosa davvero che è ancora più raccapricciante dei misfatti che si sono realizzati all'interno di quella struttura è il silenzio istituzionale. Un silenzio che dal nostro punto di vista è senz'altro colpevole.